Proprio, quando l'hai visto negli occhi pensavi di aver capito tutto e l'avevi quasi convinto. Ma quella che avevi davanti non era ciò che pensavo. E se sbagli con queste cose, muori. Dobbiamo lavorare sul colpo, magari ti butti con più forza sulla sedia, cerchiamo di farla naturale. Però si può fare, cioè nel senso, bisogna capire un po' meglio come. Beatrice, questo pianto, queste lacrime, questa disperazione, cerchiamo di farla un po' più no, naturale, vera. Cerchiamo di farla più bella. Ci riusciamo? Ci proviamo. Ci riusciamo. Il fucile, devi, non puoi tenerlo basso, devi tenerlo alto. Se stai mirando una persona, devi mirare bene. Sì. Siamo nella realtà, no? Marco, le battute. Dobbiamo avere la memoria, dobbiamo dirle bene queste battute, dobbiamo scandire. Vabbè. Ragazzi, allora, non sta andando male, però possiamo farla meglio. Adesso la rifate, ok? Io adesso vengo. Mi raccomando, Sì. Rifacciamola. Vabbè. Dove sta? Dai su, dai da capo. Dai su, dai, non perdiamo tempo. Ho preso la mina, Natalia. Sì, non preso la mina. Allora, che ne pensate? Sì. Eh?
A lei è bravo. Però lui. Con i capelli lunghi. Ma non si possono tagliare. E non credo. Perché? È perché non lo pago. Ecco perché. Devo fare pure attenzione a quello che dico, se no. Però a parte i capelli. È che ancora il testo è denso, bisogna capire personaggi. Sì. Ma poi che vi ridete? Tu scrivi e tocca agli altri capire quello che scrivi. Tu con la tua telecamera, azione, stop, rifacciamola. Poi viene bene. Qua invece se la sbagliano è finita. Ma come te la prendi però? Comunque no, non è malaccio, dai, ce li vedo nella parte. Bisogna insistere, ma vedrai che viene bene. A me piace, Lui poi vabbè, il solito criticone. Infatti non sono convinto. Non dirmi che tu lo sei. Infatti non lo so. È che questo testo è così superficiale. L'autore è un tipo. Ti avevo detto, scrivimi qualcosa. Ma tu hai questo blocco dello scrittore. Ma ancora? Sì, io ho delle idee, e che devo capire alcune cose. Non è un vero e proprio blocco. Sì, quando dici che hai delle idee e che devi capire alcune cose, significa che non hai scritto nulla. O se hai scritto qualcosa, l'hai scarabocchiata e buttata. E non dire che non è così, perché si vede lontano un miglio che c'è qualcosa che non va. No, che c'entra? E poi non è il blocco dello scrittore. No, non è neanche iniziato e già c'è il blocco. Sì, ma infatti non ho detto che è il blocco dello scrittore, lui lo ha detto. Io ho semplicemente detto che non hai scritto nulla e che c'è qualcosa che non va. Non lo so. Io lo so. È presente quel lavoro part-time che abbiamo trovato? Mm-hmm. Ecco, abbiamo scoperto che la persona che lavora lì ha la nostra stessa laurea. E quindi? E quindi ha 45 anni. Mica vogliamo fare quella fine. E ci sei rimasto male? No, non è per questo. A proposito, domani venite all'università? Sì. Faccio un salto dopo le prove. Allora? Perfetta! Però la rifacciamo.
show you. Guardami. Chi sei? Non lo so. Chi sei? Come hai fatto a entrare in camera mia? Non lo so. Io sentivo schiacciare. E non respiravo. Ho creduto di morire. Guardami. Guardami! Sei tu? Com'è possibile? Che cosa vuoi da me? Io lo so chi sei. E perché mi fai del male? Io non voglio farti del male. Significa? Chi sei tu? Calmati. Non devi avere paura. Io non voglio farti del male. Ora cerco di spiegarti, eh? Ma senti freddo? Adesso prendo dei vestiti. Prima hai detto che ti sentivi morire. Beh, questo è strano. Vedi, io sono uno scrittore e spesso, molto spesso, creo dei personaggi da inserire in una storia, che poi diventerà un libro, un romanzo, un racconto. Ecco, tu sei uno di questi personaggi. Sono mesi che cerco di completarti, di inventarti, ma nulla, non ci riesco. Non riuscivo a immaginarti e mi sfuggivi. E ora sei qui davanti a me. E sai perché sono sicuro di questo? I tuoi occhi. L'unica cosa di cui ero sicuro di questo personaggio, di te, sono i tuoi occhi. Li avevo disegnati per paura che fuggissero anche loro. E tu sei quegli occhi. So benissimo chi sei, li ho disegnati io. Ecco perché lo so. L'ho immaginato.
Ma che significa che sono immaginato? Immaginato? Come posso spiegartelo? Sei un pensiero che si forma nella mente di chi sta pensando. Infatti non si può né vedere né toccare, ma esisti solo nella testa di una persona. Un pensiero, una mia immaginazione. No, io non sono un pensiero. Io non sto nella tua testa. Beh sì, questo è vero. Però i pensieri possono prendere diverse forme. E tu questa volta hai preso questa forma, diciamo materiale. E così sono sicuro che è così. Però rimani sempre un qualcosa di pensato, di immaginato. Ma io sono simile a te. Allora significa che anche tu sei immaginato. Hai detto bene, siamo simili, ma non uguali. Come ho detto prima, tu hai preso la forma di un essere umano, ma questo non significa che lo sei anche tu. Io sono un essere umano, tu sei un pensiero. E che differenza c'è? Che differenza c'è? Io sono vivo e tu no. No, io sono come te. Anche io sono vivo. No, tu non sei vivo. E invece sì. No. Tu sei immaginato, in realtà non esisti. Ma come, l'hai detto anche tu? Che sono qui, che esisto, che sono materiale. Sì, esisti. Ma non basta esistere per essere vivi. Tante cose esistono, ma non sono vive. Ecco, prendi questo ad esempio. Anche questo è qui, è materiale, come te, ma in realtà non vive. Ma che differenza c'è? Per essere vivi, che cosa bisogna fare? Dai, posalo. Adesso ti preparo un tè, eh? Vedi, prima di tutto io non sono spuntato così, all'improvviso, come te, già bello e cresciuto. Ma io sono nato ed ero piccolo, un neonato. Avevo braccia, gambe, tutto più piccolo. Poi pian piano sono cresciuto e ho cominciato a parlare, a camminare, a pensare. E insomma, ci è voluto un po' di tempo prima di arrivare come sono adesso. E continuerò a crescere, a cambiare, fino a morire. Ecco, per esempio, per vivere bisogna morire. E tu non puoi morire. Per questo prima ho detto che è strano che dicessi ho creduto di morire. Tu sei un pensiero, al massimo... Come sei comparso, allo stesso modo te ne vai. Magari ti trasformi in qualche altra forma. Di solito i pensieri fanno questo, cambiano sempre. Non dire questo. Tu non lo sai che cosa è successo. Tu non lo sai che cosa ho provato. Ho creduto di morire. Ho combattuto con tutta la mia forza. Mi sentivo sempre più affannato, pesante. Tutto intorno mi faceva male. Ho creduto di morire. E tu non puoi dire il contrario, perché non lo sai che cosa è successo. Dai, bevi un po', eh? Perché mi hai creato? Te l'ho detto. Sei un mio personaggio. Sono così felice che sei qui. Io ti ho cercato tanto, ti ho pensato tanto. Incredibile. Che cosa significa creare i personaggi? Il personaggio fa parte di una storia. E la storia è un insieme di eventi che vengono raccontati, scritti. E il personaggio compie o fa accadere questi eventi. E tu non sei solo un personaggio, ma sei il protagonista. Perché ci sono anche altri personaggi insieme a te, ma sono minori. Perché tutta la storia gira intorno al protagonista. E gli altri dove sono? Chi sono? Ancora li devo creare. Certo, se tutti dovessero materializzarsi come te, devo cambiare casa. Il protagonista. E che cosa faccio? Ah, qui viene il bello. Posso farti diventare tutto quello che voglio. Un re, uno schiavo, un povero. Posso farti diventare buono, cattivo.
Posso farti innamorare perdutamente, farti soffrire perdutamente, sempre per amore. Posso farti diventare un uomo qualsiasi, oppure... Ma tu hai detto che i personaggi fanno parte di una storia. Di quale storia? Ancora la devo scrivere. Però quel che è certo è che tu sei il protagonista. Vedi, non è facile, ci sono tante storie, tanti generi, non lo so, può essere una storia di fantasia, eh? Lì tu t'hai inventato di sana pianta, ci sono cose che non esistono neanche nella vita reale. Un horror. No, però quello fa paura, non te lo consiglio. C'è il giallo, il thriller, però lì c'è sempre la suspense. Guarda, nel tuo caso sarà un genere realistico, cioè simile alla realtà, come se esistessi, contento. Come se vivessi qui, con te. No. Te l'ho detto, la storia viene scritta qui, nelle pagine, dentro il libro. Te l'ho detto, sono uno scrittore. Però potrei scrivere una sceneggiatura per un corto, magari un film. Che cos'è un film? Che differenza c'è tra questo e quello? Beh, chi legge il libro crea tutto nella propria testa. I luoghi, i colori, i personaggi, le voci, tutto come vuole lui. Mentre qui tutto è già fatto. Chi legge un libro o vede un film viene a contatto con una storia, ma in modo differente. In entrambi si provano delle emozioni, ma in modo differente. Per esempio... Che significa crea i personaggi? Tu hai detto che chi legge crea i personaggi. Ci deve essere un errore, ti stai sbagliando. Sì, però in un libro... E poi nei film. Nei film tu hai detto che è già tutto fatto, è tutto scritto. E allora che cosa devo fare io? Non lo so. Tu non sai nulla! Come fai ad avermi creato? Come faccio a fidarmi di te? Chi mi dice che sei tu il mio creatore? Non sai chi sono, mi confondi solo le idee, quello che dici non ha senso e non ce l'ha mai avuto. Dici una cosa ma non ne sei sicuro, non mi consideri neanche vivo, e io come faccio a fidarmi? Forse sei tu che non vuoi che io sia vivo. Ma certo è così. Stai cercando di uccidermi. Non fai altro che dirmi quello che non sono, ma non lo sai. Sei tu che hai cercato di schiacciarmi, che mi stavi soffocando. Ed è per questo motivo che io mi trovo qui, a casa tua. Stai cercando di uccidermi! No!
riprendi conoscenza. Ti fa male la testa. Cominci a ricordare. Lo cerchi. Ti giri verso il cavalletto. Magari allunghi la mano come se lo volessi sfiorare. La rabbia cresce. La rabbia si scatena. Ora cerchi di calmarti. Ti convinci che lui sia scappato. Bene. Mi piace. Non so come tu abbia fatto a scriverlo. Molto meglio di quella col fucile. Dai, adesso la rifacciamo tutta quanta, va bene? C'è da lavorare un po', però questa viene bene. Allora, che ne pensi? Non è male. Se non ti piace puoi dirmelo. No, è interessante, potrebbe funzionare. Allora è vero che avevi delle idee? Sì, dovevo soltanto riordinarle, tutto qua. Pensavo mollassi tutto. Beh, di solito i pensieri fanno questo, no? Cambiano sempre. Rossella, mi vieni a dare una mano? Spinning.